10 ne abbiamo oggi, sì. E Patrizia, la mia viene, è venuta Patrizia. Patrizia qua sotto? Patrizia, sì. Era qua, stamattina era qua. Sta aggiornando. Si perde anche un alla tua mente, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Passiamo al Salmo. Allora, Salmo 68, forza antifona tiziana, dov'è? Dietro all'altare. Forza. Contro antifona. Quella antifona, quella antifona. Anna. Sostituisce il Salmo. Sorga Dio e i suoi nemici fuggano lontano,
morti, sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio. Allora, vedete, qui c'è la descrizione della nostra debolezza, la nostra fragilità. E qui sempre viene toccato la nostra condizione umana. Capite? E allora non possiamo noi fare quello che solamente Lui può fare. Dobbiamo affidarci a Lui per essere custoditi, difesi, attingendo forza, superando le difficoltà. Capite quando ogni viene bollato perché si è perduto il paradiso per la presunzione di gestire la propria vita secondo il proprio pensiero che è contrario a quello di Dio. Ed è quel cosaccio lì che si interseca e tante volte sobbilla il disegno di Dio con la presunzione di realizzarci pienamente secondo. E ci sono veramente disastri. Non avete manco, forse non so, scusate se dico queste cose, però io tocco con mano i fallimenti e le disperazioni delle persone. Noi lo sentiamo per cronaca esterna, eccetera, come un fatto, infatti così, però toccarli, sentire questa la fragilità e anche la disperazione, il fallimento è qualcosa di terribile, sapete, veramente. Noi tamponiamo, noi cerchiamo, nella speranza che continuano un pochino il lavoro che abbiamo cercato di mettere nel cammino di recupero di quelle persone che hanno frantumato tutto. La famiglia, i figli, il matrimonio. Ecco per quale motivo dobbiamo essere saggi, riconoscere quello che siamo e anche sapere da dove attingere la forza, perché Lui è sempre disponibile a sostenere, ce lo fa vedere. La sua parola è una radiografia di quello che siamo noi e come possiamo risolvere anche i problemi. Andiamo insieme. I giusti invece si rallegrano e sussurrano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, invocate il suo nome, appianate la strada a colui che ti cavalca nubi. Signore, esultate davanti a Lui. Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Solo i ribelli dimorano in arida terra. Guardate agli orfani. Orfani che non ha la sicurezza. È non solamente sicurezza di custodia, ma anche di tenerezza per andare avanti. Allora dice, padre degli orfani, difensore delle vedove, è Dio della sua santa dimora. A chi andrei? C'è questa indicazione. Tutti ci hanno abbandonato, ma Lui non ci abbandona. Solo i ribelli dimorano in terra arida, dove non c'è nulla, non c'è un fiorellino, non c'è un filo d'erba, non c'è speranza, non c'è futuro. È lì che ci sono molti che purtroppo, quando finalmente sono arrivati agli estremi momenti della loro esistenza, disperati, perché lungo questo fallimento continuo, sempre fa capolino sempre, e me lo dicono, il suicidio, finire sempre la propria vita in modo drammatico, andare cercando il posto dove impiccarsi. Vi dico queste stesse cose concrete
perché sappiate che veramente c'è una tragedia continua lontana da Dio. Si arriva a queste cose. Quando uno costruisce male, tutto gli crolla addosso. Finché è giovane, avventuriero, poi il pianto, l'acqua, di uomini, di persone che hanno perduto il marito, la moglie e anche i figli, e disperati. Non solamente perduto, ma anche hanno perduto la serietà, non dormono più, non dormono. E meno male che c'è un recupero, che poi incominciano quella serietà, quella pace, del perdono, il perdono di Gesù. Sentirsi Dio amico e gli dice: coraggio, non ci sono più peccati, vai avanti, sono con te. E questo c'è subito. Veramente, e di là si costruisce la santità, quando ha toccato il fondo di tutto. Forse andiamo? Fatto insieme. Oddio, quando uscivi davanti al tuo popolo, quando camminavi per il deserto, tremò la terra, i cieli schillarono davanti a Dio, quello del Sinai. Davanti a Dio, il Dio di Israele. C'è indicato quel Dio del Sinai che ha fatto tremare la terra, che ha parlato agli uomini, che ha dato le coordinate per la sua sicurezza, i 10 comandamenti. Io sono costretto, veramente, guardate, avevamo le paurine e avevamo un po'. Adesso siamo diventati azzerati, non sappiamo dove prendere anche i 10 comandamenti che la gente ha perduto. Sono costretto, fatto fare i 10 comandamenti scritti, adesso dobbiamo classificare per distribuire, non conosco i 10 comandamenti. Ho scritto qua. Adesso abbiamo chiamato cosa ai brusi per classificare. Non conosco i comandamenti. Ma come fanno a vivere? Come si fa a vivere? Ecco, il Dio del Sinai, Dio della sicurezza, sì? Sì, ma non si ricorda, anche se l'hanno fatto non si ricorda. Sì, però non si ricorda. L'esame di coscienza che faccio fare molto volte sui 10 comandamenti che non conoscono per nulla, se si scoprono tantissime trasgressioni incredibili, l'ignoranza, ti mettono di incrostazioni che non sei, non avverti più il rimorso, le limitazioni, non niente. Sei un fallito esternamente, perché ormai hai fatto un debito mai finito, finire poi anche ti sei giocato tutto, giochi d'azzardo, ubriacature, questo. E lì, dentro la tua salute che è scoppiata e frantumata, cominci a capire, ma sto morendo, io adesso cosa ho combinato la mia esistenza? Andiamo, forse via. Pioggia abbondante hai riversato, oh Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo. In quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, o Dio. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorga Dio e i suoi nemici furono lontano. Cos'è questa pioggia abbondante hai riversato in questi deserti, no? La parola di Dio. Sì, esausto. Parla di Dio, anche la grazia, lo Spirito, la bugia dello Spirito Santo. La parola di Dio, cos'è la grazia? Cos'è la grazia? È il dono di Dio, un dono che suffisce alle nostre carenze.
ed essa ha abitato al suo volto, quello dello, in quella che nella tua bontà hai reso sicura per il povero, oh Dio, sicura per il povero. Chi è questo povero? Uno schiacciato, uno fallito, tutto viene recuperato. Va bene, gloria al Padre, al mio Il nostro Dio è un Dio che salva, è Lui che ci libera dalla morte. Il Signore annuncia una notizia. L'Evangelio. Grande schiera sono le messaggere di vittoria. Fuggono, fuggono il re degli eserciti. Nel campo, presso la casa, ci si divide la preda. È quello che vi ha detto Gesù quando ascese al cielo. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo. Cioè dire, annuncia una notizia, Signore. Noi siamo portavoce di questa notizia. Cioè dire, viene la speranza, viene anche la gioia e la soluzione. Ci sono le sorte poi che sono i bambini. Bambini che ci sono le sorte, che non vogliono ascoltare, non vogliono sentire. Che grande sofferenza. Forse andiamo insieme a dormire nei recinti, splendono d'argento le ali della colomba, di riflessi d'oro le sue piume, quando l'onnipotente là si spettere, allora nevicava sul salmo. Montagna eccelsa è il monte di Basan. Montagna dalle alte cime è il monte di Basan. Perché invidiate, montagne delle alte cime, la montagna che Dio ha desiderato per sua dimora? Il Signore l'abiterà per sempre. I capi di Dio sono miliardi, migliaia di angeli. Il Signore è tra loro, su Signore di santità. Sei salito in alto e hai fatto prigionieri, dagli uomini hai ricevuto tributi e anche dai ribelli, perché là tu dimori, Signore Dio. Di giorno in giorno, benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte. Sì, Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici, la testa dai lunghi capelli di chi percorre la via del delitto. Ha detto il Signore, da Basan li farò tornare. Li farò tornare dagli abissi del mare, perché il tuo piede si bagni nel sangue e la lingua dei tuoi cani riceva la sua parte tra i nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro Dio è un Dio che salva, è Lui che ci libera dalla morte. Così, guarda un pochino il consiglio, sì. Abbiamo fatto spiegare questi 10 comandamenti e non so se si può, se si può questa tipologia, noi sì. Conosci, può modificare e mettere più in ordine i comandamenti del Signore. E se io scrivessi qui dietro qualche cosa d'altro, sì. Si potrebbe fare. Si può fare. Tutto. Lei me lo prepara. Più tardi dopo la messa magari me lo perché dice. Io rimango a messa, signor Luce. Io ci rimango a messa, dico, magari più tardi. Sì, dopo la messa. Va bene, va bene. Scriviamo la cosa. Va bene. Grazie. Quando forse via. Cantate a Dio, popoli del mondo. Cantate inni al Signore.
dal versetto appare 25. Versetto 25. Appare il tuo corteo, Dio, il corteo del mio re nel santuario. Precedono i cantori, seguono i suonatori di cetra, insieme a fanciulle che suonano tamburelli. Vedete, è un cammino trionfale con cui sono le processioni, e le processioni sono il richiamo profetico dell'ultima processione che noi abbiamo visto nella visione dell'Apocalisse che ha fatto Giovanni, vestiti di bianco, con la palla in mano, che cantavano a lui appartiene a lode, la gloria, il regno e la potenza al nostro Dio e a colui che è seduto nel trono. E chi sono costoro? Sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione. La stessa cosa, la stessissima cosa. Allora, questo è il Salmo, ci dice la stessa cosa. Quando noi facciamo la processione anche per ricevere l'Eucaristia, in piccolo richiamiamo quello che accadrà alla fine dei tempi, questa grande processione, questa veste che noi laviamo nel sangue prezioso di Gesù. E che come è finita, Giuse? Pastore, io l'ho fatto. Siccome non l'ho chiesto, nessuno lo voleva, lo sono fatta solo per me. Ho capito, sì. Però lui mi diceva, più coppie si fanno, meno viene a costare. Come sempre, in tutte le cose dove si fanno le stampe, ecco. Sì. Quanto ti costa? 3 euro. Sì. 3. No, ma è bello. Sono le frasi scelte della storia di un altro. No, io tu lo vuoi... Sì, se la volete io posso andare e dico che me le ristampa. Martino mi ha detto, eventualmente mi riporti questo che ti faccio le ristampe. Se le volete, non lo so. Ah, giù. Vediamo chi lo vuole e poi glielo portiamo. Poi diciamo, se lo tenga lì, vediamo chi lo vuole e poi glielo porto. L'elenco ci vuole, sì. Vedo un foglio di carta. Sì. Anna, Clelia, Giuse. Io. Tu pure. Anche perché è preceduto da un piccolo commento, sì. E poi quello autentico della scritta di Teresa del Comune. Ci saranno anche altre classi di altre delle lettere. Come fa Adele? Allora andiamo. Versetto 27. Insieme. Benedite Dio nelle vostre assemblee. Benedite il Signore voi della comunità di Israele. Ecco Beniamino, un piccolo che guida i capi di Giuda la loro schiera, i capi di Zabulon, i capi di Neftali. Mostra, o Dio, la tua forza. Conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi. Per il tuo tempio in Gerusalemme, i re ti porteranno doni. Quell'esercito di doni che si prostrano ai idoli d'argento, disperdi i popoli che amano la guerra. Verranno i grandi dall'Egitto, l'Etiopia tenderà le mani a Dio. Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza, la sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. È Lui, il Dio di Israele, che dà forza e vigore al suo popolo.
sia benedetto Dio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cantate a Dio, popoli del mondo, cantate inni al Signore. Guardate allora, Signore, disperdi i popoli che amano la guerra. Buona giornata, grazie, ciao. Ciao. Guardate, che strazio e anche che preoccupazione. Questi scintille di guerre nella Palestina, in Israele, carissima Angela. Ma veramente, gli uomini per farsi sentire devono sparare, devono bombardare, devono distruggere. Ma dov'è Dio? Veramente a un certo punto dice, ma il Signore nella terra santa, veramente ragionando secondo il nostro criterio, diciamo, veramente siamo in balia delle forze più avverse. La bestia del canneto, no? Che va a mangiarsi le uova di questa povera gli uccellini che fanno i nidi e la loro debolezza. Dobbiamo dire che, ecco, malgrado tutte queste confusioni, queste violenze, il Signore è sempre lì, non solamente a raccogliere le lacrime, le sofferenze degli uomini, ma anche mettere speranza, anche dentro questo trambusto, questa confusione, questo dolore, questa sofferenza, questa carne martoriata dei nostri fratelli, il Signore è lì, è sempre vigile. Ma fino a quando però? Fino a quando? Per questo gli uomini, le persone sensibili, loro hanno, non maledicono, ma benedicono, dicendo Gesù, pensaci tu, a me la vendetta, al mio giudizio, a me la giustizia. Allora la prima cosa, dobbiamo attingere il metodo che ci ha suggerito la Madonna, dite il Santo Rosario, perché queste guerre cessino. E se uno non recita il Santo Rosario, tradisce la promessa di pace. Un Signore promette, e se noi promette la pace, se noi rifiutiamo questa promessa, noi commettiamo un peccato di omissione. Io lo vado sottolineando sempre, sono i peccati che dobbiamo confessare. Non ho detto rosario per la pace. Non dobbiamo dire solamente biascimare che ha qualche Ave Maria, ma ci viene detto dire il Santo Rosario. E questa è la nostra forza. Se ci viene indicato la corona del Rosario per la pace, è inutile disperderci. Anche perché, concentrandosi sul Santo Rosario, prima di tutto la pace scende su di noi. E poi riusciamo a pregare. Sì, sì. Va bene, abbiamo terminato? No. Sì. L'hanno detto. Ascolterò la parola. Prima lettera di sì, l'hanno detto. Ascolterò la parola del Signore. Egli parla di pace al suo popolo. Possiamo iniziare 3-1. Padre, la comunione con i
confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato. Questa parola è degna di fede. Se uno aspira all'episcopato, desidera un nobile lavoro. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola donna, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento, ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Naturalmente è l'inizio della Chiesa questa qui, l'inizio della Chiesa. Pensate all'inizio della Chiesa quando si annunciava la indissolubilità del matrimonio. Allora c'erano grandi problemi. Allora dice così, se tu hai sposato un marito pagano, rimane col il marito pagano, perché la sposa santa santifica il marito pagano. Ed è un principio fondamentale, perché non bisogna fuggire. Significa, se tu sei stato preso dalla misericordia di Dio, devi rimanere in quello stato, perché il Signore ti santifica anche nelle situazioni peggiori in cui ti trovi. È accaduto e accade che se uno fa un matrimonio che poi risulta incompatibile, difficile, eccetera. Cosa deve fare? Deve fuggire? No, deve rimanere lì. È un principio che deve rimanere lì. Uno si converte quando già convive. Deve rimanere lì, però adesso una dimensione diversa.
e anche con un discernimento che viene dallo Spirito di Dio. Deve essere sereni, perché tante volte, quando sei lontani da Dio, si fanno errori marchiani e terribili pure, drammatici. Allora, e quando sono convertito, è la stessa cosa come quando un popolo, il popolo di Israele, un termine paragone, dico che sempre, zoppica sempre, però il termine parola è questo: il Signore salverà il popolo che si trova in una condizione di schiavitù, lo salverà, perché questo è il compito del Signore. Non ama la libertà degli uomini, come dopo 70 anni è stato per il popolo di Israele deportato in Babilonia. 70 anni, e i profeti animavano la speranza di questa liberazione, e finalmente è arrivata, perché ciò che viene promesso poi viene mantenuto. Però bisogna stare e rispettare le leggi dello Stato dove si trova, e pregare che tutto vada bene, perché tu che abiti dentro una condizione di emigrato possa anche ricevere anche buoni risultati, se tu sei un buon cittadino accolto. Non essere, non vivere da estraneo in questo senso, no? Così uno, pensate al popolo di Israele in Egitto, 430 anni di vita e di prigionia. Grazie a te. Grazie. Promemoria. Ah sì? Sì. Bellissimo, sì. Quando lo ricordate? Scollevalezza. Bellissimo, sì. Complimenti. Madre Teresa. Ecco, sì. Madre, sì, sì. Aveva una mano ferita, crocifissa. Madre Speranza. Grazie. C'è un campanile a forma di chiave, e poi richiama, a te danno le chiavi del Regno dei Cieli. È un angolo di paradiso, ma tutto bellissimo. Hai visto tu le piccole formelle dove c'è la creazione, il peccato, come si chiama? Queste sono vili immaginate, come si chiama? Sono delle fasi della creazione, le fasi anche della nascita di Gesù, in piccolo. Come si chiama? Che si è fatto? Per esempio hanno fatto la caduta da Davide Eva, oppure... Ma lì c'è tutto il presepe rappresentato, che è bellissimo, all'interno della chiesa c'è il presepe che è tutto rappresentato. E questo vuole dire? Questo vuole dire? È il movimento del presepe, addirittura poi nella risurrezione, quando lo accendono, perché non è sempre che lo accendono, proprio tu vivi la morte e la risurrezione di Cristo. Sì, sì, sì. Insomma, lì è un posto da visitare. E poi la storia di Rosano. Sì, sì. E la Lourdes in Umbria, perché ci sono le piscine. Sì, sì, le piscine, come Lourdes. Le nicchie. Non sono queste, perché? No. Dentro ci sono presepi. All'interno ci sono tutte le stazioni. Sono presepi, sono delle miniature
è come il mosaico che dovrebbe essere, come ci sono, sì. Ah, tipo l'Italia in miniatura, forse questo qua. Sì, 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 sì. È tipo l'Italia in miniatura, per ogni stazione. Dove si trova? Ma con le Valenze, in Umbria. Se sei stata con la Valenza, non ci vado. Andiamo? Io sì. Versetto, versetto. Bisogna dunque che il vescovo, va bene, abbiamo detto, sappia bene la propria famiglia, sappia, sì, e abbia figli sottomessi e rispettosi, perché se uno non sa guidare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Inoltre, non sia un convertito da poco tempo, perché accecato dall'orgoglio non cada nella stessa condanna del diavolo. È necessario che egli goda buona stima presso quelli che sono fuori dalla comunità, per non cadere in discredito e nelle insidie del mondo. Allora, attenzione, perché c'è sempre in agguato l'orgoglio, la superbia. Allora, quello che il nostro carissimo Paolo dice di Timoteo, vuol dire che sia un vescovo, non, che non sia un convertito da poco tempo, perché accecato dall'orgoglio non cada nella stessa condanna del demonio. Ed è lo stesso consiglio alla mente di Padre Pio che hanno fatto i padri spirituali, Padre Domenico, donne, Padre Agostino e Padre Benedetto, buona giornata. Attenzione, e dicevo così perché si lamentava delle tentazioni. Come faccio ad essere solo tentato continuamente? E quel cos'altro si tenta anche durante la Santa Messa. Allora rispondevo: in grazia al Signore che hai delle tentazioni, anche se sei stato stigmatizzato, perché tu sentendo la debolezza della carne non ti superbisca e cada in bocca a Lucifero. Allora le tentazioni ci fanno capire che siamo deboli e fragili, e se noi cediamo veramente siamo fritti. E l'orgoglio è una delle tentazioni che purtroppo fa capolino, carissimo, fa capolino nella nostra vita, nella nostra esistenza, compiacerci di noi stessi quando tutto viene da lui. Guai, guai ad essere orgogliosi, chi crede di stare in piedi guardi. Avete messo? Allora. Pasqua, tu, Mariella, hai sì. Messo? Sì. Davide. Sì. Allo stesso modo, i diavoli siano persone degne e sincere nel parlare, moderati nell'uso del vino e non abili di guadagni disonesti, e conservino il ministero della fede in una coscienza pura. Allora, attenzione, è necessario che gli goda buona stima presso quelli che sono fuori della comunità, per non cadere in discredito e nelle insidie del demonio. Allora, il cattivo esempio, la coerenza di vita, e questo per tutti, specialmente gli educatori, che non devono dare consigli e poi vivere una vita diversa. E Gesù lo diceva così, no? Si sono seduti nel trono sullo sgabello di Mosè, sulla cattedra di Mosè. Ascoltateli, però non imitate la loro vita. Ascoltateli, perché sono quelli che scolano il moscerino e si inghiottano il cammello. Allora, i diaconi, versetto 8, allo stesso modo i diaconi siano persone degne e sincere nel parlare,
moderati nell'uso del vino e non avidi di guadagni disonesti, e conservino il ministero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. Allo stesso modo le donne siano persone degne, non maldicenti, sobri, fedeli in tutto. I diaconi siano mariti di una sola donna e capaci di guidare bene i figli e le proprie famiglie. Coloro infatti non avranno esercitato bene che avranno esercitato bene il loro ministero, si acquisteranno un grado degno di onore e un grande coraggio nella fede in Cristo Gesù. Ti scrivo tutto questo nella speranza di venire presto da te, ma se dovessi tardare, voglio che tu sappia come comportarti nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Non vi è alcun dubbio che grande è il mistero della vera religiosità. Egli fu manifestato in carne umana e riconosciuto giusto nello Spirito, fu visto dagli angeli e annunziato fra le genti, fu creduto nel mondo ed elevato nella gloria. L'incarnazione, la risurrezione, tutto c'è in quest'ultimo pezzo. Il battesimo, tutto. A voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e messe. Mia colpa, grandissima colpa. E supplico la Beata Santa Vergine. E a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Chiesa di Dio acquistata nel sangue del suo Figlio. A chi ha ricevuto il compito di amministratore si richiede che sia fedele. Per guidare la Chiesa di Dio acquistata nel sangue del suo Figlio.
Allora, Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire, voglio premonirvi come figli amatissimi. Quindi è un metodo preventivo premonirvi, cioè dire, difendervi, vi dico come vi dovete difendere prima che ancora accadano certe cose incresciose. Quindi il modo migliore per curare è prevenire, no? Meglio prevenire che curare. La prevenzione è la stessa cosa, no? Che noi facciamo crescere i nostri ragazzi educandoli a tutte le difficoltà che andranno incontro, facendo notare tutti gli errori che fanno gli uomini per non ricadere anche loro. Tutti i divorzi che ci sono gravissimi errori, le convivenze sono gravissimi errori. Dobbiamo prevenire, perché chi segue la parola di Dio non può cadere in queste trappole, perché perde la sua anima. Quante trasgressioni che ci sono, anche se tutti facessero così, non è che si azzerano i comandamenti del Signore. L'impudicizia è un peccato grave e nessuno può dare il permesso di commettere degli atti impuri. Così, per esempio, la fecondazione in vitro e tutto il resto è contro la natura, e non si può andare contro ciò che il Signore ha stabilito. E se uno è bloccare, per esempio bloccare gli ovuli che rimangono infecondi, bloccarli è contro la natura, e poi la natura si difende il cancro, con il malessere del grembo. Questo qui, sono gli inquinamenti delle medicine, delle pillole che sono del giorno dopo, è contro natura, anche perché nel momento in cui c'è la concezione, il concepimento, il corpo fisico è in preparazione alla maternità, tutto il corpo. Quando c'è un aborto artificiale, cioè dire uccidiamo, tutto il corpo ne risente, perché tutto il corpo viene un po' stordito come un terremoto, viene distrutto. Pace a te, Moira. E viene distrutto, capito? Non c'è più l'equilibrio. È tutto il corpo, eccetto che c'è l'aborto spontaneo, nel senso che la natura espelle, è la natura stessa che si difende, la stessa natura, ma artificiosamente non si può andare contro la natura. Questa è una cosa che mi fa proprio ribrezzo. Una donna abortisce all'ottavo mese. No, fanno questo di questo. Non ci sono. Ed alcuni la provano, ma se questa donna fa parte di un figlio e ha 8 mesi, proprio come la porta, scandalo. Perché 8 mesi è un bambino, un mese se non ho sbagliato a dire la cosa. Se partorisce a 8 mesi e lo uccide, è scandalo. Se invece lo fa nel grembo, è una cosa normale, no? Oh, sì, sì. Esatto, per dire, quel bambino prima del 3 mesi, prima del 3 mesi si può ammazzare, dopo i 3 mesi non si può ammazzare, se è un delitto. Io ho visto un'immagine che l'hanno fatta, non so, con le copradiere, non so, hanno fatto vedere il momento in cui l'ovulo finisce con lo spermatozoo e c'è il buio, no? Tutta una volta c'è una scintilla di luce quando si inizia. Sì, è la vita che nasce.
della Madonna, questo piacque a Dio per la sua virginità, ma divenne madre per la sua umiltà. Il momento in cui gli ha detto, eccomi, sono la serva, subito dopo l'annuncio dell'angelo, l'angelo appare e dice che sarebbe diventata madre, nel momento in cui ascolta, dialoga, e quando poi alla fine, come un segno che tutto è possibile per chi crede, perché quello che avverrà in te sarà opera dello Spirito Santo, poi subito dopo disse, ecco la tua cugina gli ha dato un segno, così a tarda età, lei è al sesto mese, lei che era chiamata sterile, momento in cui lei subito disse, eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me secondo la tua parola, in quel momento che hai detto di sì, tanto, il verbo si è fatto carne. Inizia la vita come embrione, inizia la vita. Così, nel concepimento subito, uno si accorge di essere incinta, no? Dopo no, un mesetto, perché non ci sono state mestruazioni o meno, allora si accorge, ma già la maternità era incipiente, già prima, nel momento in cui se c'è questo ovulo che viene fecondato, in quel momento c'è il bambino che inizia la vita, perché da quel piccolo germoglio esce non un animaletto, ma nasce un bambino. Il primo organo che si forma è il cuore. Infatti tante volte dicono, vabbè, ma due mesi che cos'è? Niente, non è vero. Perché già c'è il cuore. La prima cosa che senti è questo. Andiamo allora. Vogliamo premonirvi come figli amatissimi. Premonirvi. Però vi ho detto prima, perché non cadiate nell'errore, perché il cammino non è che dobbiamo inventarcelo noi, è lui che guida la nostra strada. Forse possiamo leggere? Ah, sì. Antonella, a Mariella. Voglio premunirvi come figli amatissimi. Ignazio, detto anche Teoforo, alla Santa Chiesa, amata da Dio, Padre di Gesù Cristo, che si trova a Tralle in Asia e che è eletta da Dio e di Lui degna, ha pace nel corpo e nell'anima, per la passione di Gesù Cristo, nostra speranza, in attesa di risorgere Lui. La saluto nella pienezza dello Spirito, secondo l'uso apostolico, e le auguro ogni bene. Cioè dire, augura alla Santa Chiesa di Teodoro, anche da questa Santa Chiesa di Tralle in Asia. So che mostrate sentimenti irreprensibili e siete saldi nella prova, non per opportunismo, ma per un'educazione che in voi è ormai diventata connaturale. Me lo disse appunto il vostro vescovo Polibio, quando venne a Smirne, per volontà di Dio e di Gesù Cristo. Egli ne gioì con me, incatenato per Gesù Cristo, ed io potei contemplare nella sua persona tutta la vostra comunità. Ricevendo per mezzo suo prova della vostra benevolenza secondo Dio, resi gloria al Signore per avervi trovati, come già sapevo, suoi imitatori. Infatti, siete sottomessi al Vescovo come a Gesù Cristo, e perciò non vivete secondo gli uomini, ma secondo Gesù Cristo che è morto per noi.
credendo nella morte di lui, sfuggite alla morte. È necessario che, come già fate, nulla facciate senza il vescovo e che siate sottomessi anche al collegio presbiterale come agli apostoli di Gesù Cristo, nostra speranza, per essere trovati in comunione con lui. È necessario che anche i diaconi, quali ministri dei misteri di Gesù Cristo, siano accetti a tutti in ogni cosa. Non sono infatti ministri di cibi o di bevande, ma della Chiesa di Dio, e devono perciò tenersi lontani da qualsiasi colpa come dal fuoco. Da parte loro, tutti rispettino i diaconi come Gesù Cristo. Onorino particolarmente il Vescovo, che è immagine del Padre, e i presbiteri quali Senato di Dio e Assemblea degli Apostoli. Senza di essi non si può parlare di Chiesa. Sono certo che queste sono le vostre disposizioni a riguardo. Nella persona del vostro Vescovo ho accolto e ho tuttora presso di me l'immagine della vostra carità. Il suo modo di comportarsi è grande insegnamento, è un grande insegnamento, e la sua dolcezza una forza. Dio si manifesta in molti modi al mio spirito, ma vado cauto nel parlare di ciò per non perdermi, cadendo nella vanagloria. Proprio adesso devo maggiormente temere, né intendo prestare orecchio alle lodi. Coloro che mi lodano mi flagellano. Certo, desidero soffrire, ma non so se ne sia degno. La mia impazienza non si manifesta ai più del principe di questo mondo. Vi scongiuro, non io, ma l'amore di Gesù Cristo. Nutritevi solo della sana dottrina cristiana e tenetevi lontano da ogni erba estranea, qual è l'eresia. Ciò avverrà se non vi lascerete gonfiare dall'orgoglio e non vi separerete da Gesù Cristo Dio e dal Vescovo e dai comandi degli Apostoli. Chi sta all'interno del santuario è puro, ma chi ne è al di fuori è impuro. In altri termini, chiunque compie qualcosa senza il Vescovo, il collegio dei presbiteri e diaconi non agisce con coscienza pura. Non già che abbia riscontrato in voi queste cose, ma mi scrivo per premonirvi come figli amatissimi. Responsorio. Cercate di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale ci dopo la stella Signore, una sola fede, un solo battesimo. Nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Ci mettiamo in piedi e diciamo.